un evento che riguarda non solo l'abbazia di Casamari e l'ordine monastico cistercense, ma la diocesi, il nostro territorio, perché qui nel 1799 sei nostri confratelli sono stati trucidati semplicemente per odio alla fede, e alcuni sono stati uccisi mentre più volte hanno cercato di raccogliere le particole della Santa Eucaristia profanate da questi soldati francesi ritirata, che dopo essere stati accolti in monastero, rifocillati, pretendevano di trovare ori preziosi, e non trovando nulla si è scatenata questo odio contro questi poveri monaci inermi, i quali morendo hanno invocato il perdono, soprattutto il beato Simeone Cardone, il priore, perdono per gli uccisi, per coloro che stavano perpetrando queste azioni efferrate, e altri invocavano Gesù e Maria, legati fortemente alla testimonianza della fede. Il martirio non è per tutti, è un dono speciale di Dio, un dono di amore che fa partecipare alla stessa passione di Cristo. Stiamo avvicinandoci alla Santa Pasqua, e noi cristiani vediamo la croce, Gesù in croce, non come una realtà di sconfitta, ma il trionfo dell'amore di Dio, che così si è manifestato, dando tutto se stesso fino all'effusione del sangue. I martiri hanno questo dono di rivivere fino in fondo questo amore di Dio nella loro vita.